Per controllo si può considerare un processo che è atto a garantire che i procedimenti prefissati dalla banca giungano a un termine e che si possano raggiungere gli obiettivi che siamo prefissati. Mentre per il sistema dei controlli interni si intende quel processo atto a garantire quell'insieme di regole, quell'insieme di procedure, quell'insieme di procedimenti che permettono alla banca di raggiungere alcuni obiettivi, tra cui molto importanti sono l'efficacia e l'efficienza delle procedure e delle strategie aziendali, la conformità alle norme interne ed esterne, l'affidabilità dei sistemi finanziari e l'affidabilità e la stipulazione sulla gestione dei rischi. In questo quadro, prevede che sia la funzione per la loro, questo dal 98,
sia più recentemente erano sponsor di Mondrian, siano autonome e indipendenti. Sì. Fino all'anno scorso come era considerata l'autonomia e l'indipendenza della Fondazione di Mondrian? L'autonomia e l'indipendenza sono fondamentali per entrambe le funzioni. Poi si può parlare di indipendenza organizzativa, cioè di autonomia o indipendenza sostanziale. Per indipendenza organizzativa si intende l'indipendenza che fa capo ai responsabili delle funzioni e ai componenti che fanno parte. Si parla anche della libertà di questi componenti, di questi responsabili, di poter raggiungere tutte le informazioni necessarie al svolgimento del loro lavoro. E per autonomia si intende anche il possesso dei requisiti professionali e anche delle capacità e delle possibilità economiche. Mentre per indipendenza sostanziale fa riferimento tutto ai vertici aziendali, cioè il fatto che i vertici si occupano solamente di dare un mandato, di fare una supervisione sistematica. Questo abbiamo quindi definito. Sì. Quindi. Adesso l'intenzione è capire MIFID non MIFID, e quindi normativa Banca d'Italia che sostanzialmente aveva alcune idee. Secondo me interviene la normativa MIFID. Quali sono le aree di problematicità? Allora, i problemi derivano dal fatto che la MIFID presuppone dall'obbligatorietà di presenza della funzione di compliance, mentre intendo l'audit non dice nulla, anzi dice che la compliance è obbligatoria, mentre le altre funzioni possono tranquillamente essere non esistere nella funzione. Questo è un grave problema perché poi non si dice nulla riguardo alla funzione di internal audit che chi dovrebbe prendere, e quindi ci sono dei problemi riguardo anche alla comprensione della legislazione, e poi soprattutto perché una regolamentazione che è stata predisposta solo per una piccola parte di intermediari possa poi stravolgere l'intero sistema di controllo interno. Questo però è un rischio diciamo di tipo qualitativo, potrebbe accadere qui però operativamente da questo fatto determina una sovrapposizione. Quali sono i confini che vengono travalicati? Grande tutto è derivato dal regolamento congiunto di Banca Italia e Consob e anche dal documento dell'Associazione Italiana Internal Audit, Associazione Italiana Compliance, proprio del luglio di quest'anno, perché distinguono le due funzioni proprio secondo documento di una categoria, cioè consulenza e assurance. E fanno una differenza per quanto riguarda la mission, cioè la compliance che occuperà prevalentemente del controllo normativo. Vedrà se le strutture aziendali e le procedure seguono le normative che sono state date, mentre l'internal audit si occupa prevalentemente del buon funzionamento e del buon governo della banca. E quindi questa distinzione è sì netta. Sì, questa edizione è netta, ma sarebbe anche più netta se in altri documenti si formassero dei mandati, degli accordi tra le due funzioni che dividessero completamente le... Poi c'è anche un problema con riferimento alla logica, al governo della funzione di compliance dei gruppi, no? E quindi solo a posizione di compliance. Quindi, per esempio, dal regolamento che cosa deriva? La Banca d'Italia prevede che normalmente ci possa essere un referente delle società controllate. Che può essere sia al momento già che un amministratore. Per quanto riguarda l'IFID invece? È il problema dell'obbligatorietà della funzione di compliance, indipendentemente dal ruolo che la banca riveste durante il gruppo, quindi piuttosto che svolge una funzione autonoma, che è una situazione significativa. Dovete uscire per favore. Sono troppo il migliore.